La rassegna stampa è offerta da... Lunedì 11 novembre, un buongiorno agli amici di Lecce News 24, andiamo a vedere le prime pagine del giornale di oggi. Apriamo con il Messaggero, strappo Berlusconi Alfano, il vice premier, anche se decade Silvio, sostenga il governo, la replica, ricordati di Fini, l'ira dei falchi PDL, Angelico tradisce, il Cavaliere pronto alla crisi sulla legge di stabilità, il centro-sinistra, Epifani, Gela Renzi, anche Letta potrà essere candidato, premier, il campionato, Roma, un pari che brucia, ora il nemico è la Juve, raggiunta al 94esimo dal Sassuolo. Equitalia, crollo tra 3 miliardi, manovra, sarà sulle banche, il premier, le coperture per l'IMU, anche delle assicurazioni, terapia shock, all'Italia, nuovi tagli al personale, in pista, un piano da 400 milioni. La Gazzetta del Mezzogiorno, governo, Letta nel 2014 vi stupirò, giudicatemi tra un anno, avremo ridotto deficit, debito e tasse, Epifani alle primarie per Palazzo Chigi, anche l'attuale premier, la cancellazione dell'IMU coperta dagli anticipi di banche e assicurazioni, frena le pensioni più ricche. Veleni sepolti nel Salento, parte la crociata di cittadini e associazione. Vertice a Casarano, Serravezza, siano resi noti i siti contaminati. Regione Puglia, Sanità, il PDL attacca, Vendola si sospenda. L'USPI si indaghi su Sanità Service e polemica politica sulla vicenda Colasanto. Prima divisione, il Lecce fermato da un palo e dall'arbitro, a Pontedera solo un pareggio. Alta tensione del PDL, Alfano, prima il governo Fitto, prima Berlusconi, Cavaliere, io via, via i ministri. La Gazzetta di Lecce, inquinamento, veleni interrati, la crociata parte da Casarano, ieri mattina la mobilitazione di sindaci, cittadini e associazioni, eccellenza, tripletta di Presicce, vendemmia di gol e il Gallipoli è in fuga, ancora il calcio con l'eccellenza, Leo Pizzi per il rigore, il Casarano decolla, Surbo nel mirino e il comune e non l'assessore Passiatore, parla il sindaco Vincenti dopo i 3 proiettili recapitati all'amministrazione, sanità, assistenza di base, la riforma in arrivo, ma ai medici non piace. Trasporti, navetta per l'aeroporto, nuove proteste dopo il sovrapprezzo. E infine il nuovo quotidiano di Puglia, i giallorossi dominano, ma il palo nega i 3 punti, un'altra buona prova del Lecce che pareggia in casa della capolista, a pochi minuti dalla fine Dumbia sfiora il gol, lo spogliatoio, l'erda, così è ok, ma la terna arbitrale ci ha minacciati. Il caso, Nocerina non gioca per volere degli ultra, vergogna Lega Pro. Sexy chat adescata sul web, una ragazzina di Trepuzzi plagiata da un uomo di Tivoli, se era finto coetaneo, lei si è spogliata. Casarano e Gallipoli si mobilitano, crociata dei sindaci, rifiuti, tutta la verità. Il dibattito sul gasdotto, opere e ambiente, TAP, la regione, apre al confronto. All'interno in prima pagina, il Salento e l'ambiente, il progetto del gasdotto presenta punti oscuri, ecco il contrarapporto. Le osservazioni tecniche consegnate al Ministero dell'Ambiente. La consultazione, TAP, esclusi dal confronto, introna, opera strategica, il Presidente del Consiglio regionale, decidiamo insieme. La legge di stabilità, spiaggia in vendita, esplode lo scontro sulla proposta PDL, bagarre politica sull'emendamento, Vendola, ci opporremo agli scempi. Le sfide della politica, Fitto e Berlusconi, attacco d'Alfano, il Cavaliere, Leali, o finirete come Fini, il Vice Premier, sostenga il governo, il leader lealista, tradisci te stesso. La pagina dedicata a Lecce, imprese digitali, c'è la proroga, caccia 15 milioni di fondi, l'iniziativa, oggi la presentazione del bando, alle Cantelmo, l'agenda Living Labs favorisce lo sviluppo dei servizi. I costi della sanità, carrozzine, protesi e letti usati e non restituiti, sprechi milionari alla ASL. L'emergenza, sistema bloccato, tocca alla regione, il direttore Narracci, norme carenti. E finiamo con lo sport, il calcio, Lecce prova Gagliardi, è un punto che vale, i giallorossi compatti e determinati, fanno la gara e sfiorano il gol. I toscani rispondono solo di rimessa, ancora un palo di Dumbia. Potevamo vincere fisicamente, ci siamo, mister Lerda felice per i progressi della squadra, ma svela, siamo stati minacciati dagli arbitri. Prima divisione, Gioia Catanzaro, vince a Grosseto e vede la vetta, e Frosinone 9 impone il pareggio al Prato, unica formazione del girone B ancora imbattuta. Bene, anche per oggi la nostra rassegna termina qui, a più tardi con TG News 24, buona giornata a tutti. La rassegna stampa è stata offerta da...